Ci saranno molte mostre che cureranno vari aspetti della nostra attività, quindi sia l'aspetto, diciamo, bellico, sia l'aspetto di promozione, di protezione civile e l'aspetto di solidarietà e di aiuto che è la nostra base fondante come Associazione Nazionale Alpini. Ad un'altra che sarà anche un traino per la promozione culturale del territorio, quindi coinvolgerà musei, palazzi cittadini, luoghi storici con esposizioni legate alla storia degli alpini attraverso immagini, oggetti, foto, documenti, disegni e quadri, coinvolgendo tutto il territorio provinciale a partire da Vicenza. Abbiamo 21 mostre a ingresso gratuito, 17 delle quali saranno all'interno del comune di Vicenza e poi 14 eventi. Anche questi, evento gratuito, saranno per lo più concerti, spettacoli e presentazioni di libri. Abbiamo poi previsto di concerto con SVT e quindi con il presidente Vicentini una card museale che va accompagnata alla card trasporti per averla scontata e che prevede l'accesso ai 12 musei del circuito museale vicentino e che avrà durata un anno, quindi raggiungerà data fino al giorno antecedente la donata di Biella, questo per favorire il più possibile il ritorno degli alpini e quindi il turismo in città. Dal Museo del Risorgimento e della Resistenza al Chiostro di Santa Corona, Palazzo Cordellina, alle esposizioni nei quartieri, a Palazzo Thiene che ospiterà 4 mostre. 4 sono le mostre, come vorrei ricordare la mostra Ubaldo Oppi, il pittore vicentino, vorrei ricordare la mostra sui 152 anni dalla fondazione, quindi sugli alpini, ma in particolare con enfasi sugli alpini vicentini, e inoltre avremo una mostra sulle montagne care agli alpini della prima guerra mondiale. È una mostra molto speciale, direi, perché sono delle foto inedite di grande formato dall'archivio storico di Dalmolin e Aluisi che saranno presenti nel giorno dell'inaugurazione. E poi la Basilica Palladiana, che sarà aperta più a lungo venerdì 10 e sabato 11 maggio dalle 10 alle 22. E chi si presenterà all'ingresso con il cappello d'alpino durante i 3 giorni della donata avrà il biglietto ridotto per visitare la mostra Pop Beat. Coinvolti nella 3 giorni di cultura saranno anche gli studenti delle scuole. Gli studenti li vedremo a fare le guide al piazzale della Vittoria, li vedremo anche a scoprire una targa in ricordo dei caduti, quindi gli studenti sono sicuramente la gioventù, occupano uno dei primi posti nei pensieri degli alpini.